Ciao a tutti. Allora, faccio raramente recensioni di prodotti, però quando trovo qualcosa di interessante mi piace, e spero vi faccia piacere anche a voi, mi piace metterlo a conoscenza. Sono cose interessanti, come vedete, come accessori, corde, eccetera, eccetera. Sono venuto in possesso di una cosa molto interessante, la patelletta per arco. Allora, le ho provate un po' tutte le patellette, a dire la verità, perché la patelletta effettivamente è una cosa molto importante per quanto riguarda l'arco. Prende la corda, rilascia, deve avere la sua giusta consistenza, deve stare bene tra le dita, deve sentirsi bene all'ancoraggio, deve rilasciare, deve avere una buona pelle, deve avere un sacco di fattori importanti che permettono alla fine di avere la giusta performance per quanto riguarda la tecnica di tiro che noi abbiamo ovviamente consolidato nell'arco del tempo. Ho provato tantissime marche, comprese roba d'oltreoceano come le Yost e anche altre. Io ho sempre usato la Baremax e mi sono sempre trovato molto bene, però ultimamente faccio fatica a trovare i ricambi, siccome tiro abbastanza frecce si consumano, e sono alla ricerca di qualcosa di ugualmente performante o magari anche di più. E ho trovato una cosa interessante, che è questa. E questa patelletta per adesso diciamo che è abbastanza una novità, perché è un prototipo, però una cosa mi ha colpito immediatamente. Intanto il peso, che io la patelletta la devo sentire bene in mano, ha i suoi due elastici di buona qualità e ha un buon peso, la sento bene. La pelle al tatto è ottima, la pelle sia quella sottodita, perché sappiamo che abbiamo due tipi di pelle, una pelle sottodita e una pelle che prende la corda. La pelle che prende la corda deve scivolare bene la corda, la pelle che prende le dita deve mantenere bene le dita aderenti. Quindi due belli strati belli spessi, come dovrebbero essere. Ricordiamoci che gli strati della patelletta devono essere belli spessi e veramente di buona qualità. La placca è in ottone, un buon ottone. Io mi permetterò di dare qualche suggerimento. Ci sono qua le righe, come ovviamente da regolamento, però è permesso, perché ci sono delle circolari che al riguardo, che hanno stabilito che è permesso avere sempre le righe equidistanti, ma una riga grande e una riga piccola sfalsate. Questo è molto importante perché ci permette di fare un preciso string walking in breve tempo. E poi mi permetterò anche di suggerire a questa patelletta di scrivere la marca, che ora vi dirò, la marca sulla patelletta, perché la marca sulla patelletta è importante, perché c'è di riferimento sempre per fare string, non perdere tempo nel fare string. È un aiuto per ritrovare il giusto string walking più facilmente. La fattura è ottima, come piace a me, c'è un bellissimo separadita bello spesso arrotondato che non dà nessun fastidio, io lo sento alla perfezione. E il separadita è molto importante, oltre ad avere di buona fattura anche l'elastico è fatto bene, con uno stringi elastico, anche questo lo vedo che non si rompe solo a guardarlo. E il separadita è molto importante perché la patelletta non deve muoversi, quindi quando sono in ancoraggio mi trovo perfettamente bene. La pelle è bella lunga, questa è una large, ci sono ovviamente tutte le misure,
credo, due o tre misure. Questa è la large ed è bella lunga. Io vi consiglio di lasciarla bella lunga, ritagliare la parte che può darvi fastidio durante l'ancoraggio. Dipende da dove ancorate. Per esempio, a me dà leggermente fastidio in questo punto. Vediamo l'arco. Ha una buonissima presa, la sento molto molto bene. Ha una buonissima presa, perfetta. Quando vado in ancoraggio, ecco che sento toccarmi qua, quindi ritaglierò leggermente qua in questa punta, ritaglierò leggermente. Come vedete, una volta che ritaglierò leggermente qua dove c'è l'indice, in modo tale che non mi dia fastidio qua l'ancoraggio. Questa patelletta è prodotta da X-Archery. X-Archery è prodotta in proprio, quindi in modo artigianale. E X-Archery è un rivenditore importante qua del Piemonte, e il titolare Martignoni Odino ha fatto questo studio sulla patelletta. Io gli darò le mie considerazioni, spero che vengano accettate, perché è già bella così, però con alcuni accorgimenti in più sicuramente sarà alla perfezione. Io già subito appena l'ho usata mi trovo già subito bene, perché sento veramente molto bene la presa sulle dita, veramente sembra perfetta, non sento tirare da nessuna parte, posso andare in ancoraggio, dorsali, ancoraggio e rilascio. Mi trovo veramente bene, devo solo ritagliare leggermente qua, perché come avete visto mi tocca leggermente il mento, deve ancora un po' farsi, adesso vi farò vedere, vedete che tocca, cioè questo pezzo qua è veramente un po' troppo largo e mi tocca leggermente il mento, però la sento molto bene e mi scivola via alla perfezione. Veramente veramente un'ottima patelletta e una piastra di ancoraggio veramente perfetta, la sento veramente bene in mano, è molto importante per l'arco nudo. Io non ero così fautore di avere le due dita, invece con questa patelletta, con questo tipo di piastra di ancoraggio, veramente mi trovo molto bene, quindi passerò anch'io, ahimè, ad avere sia il medio che l'anulare con l'elastico. Veramente la patelletta diventa parte della mano, non si muove più. Veramente un'ottima patelletta, sono rimasto veramente molto molto soddisfatto, molto soddisfatto. Come viene consegnata la patelletta? Io consiglio, siccome è trattata la patelletta, perché tutte le pelli ovviamente sono trattate, però io consiglio sempre di fare un ulteriore trattamento che adesso vi spiego. Intanto, come vedete, sono tutte viti svasate, ci sono sei viti svasate che mantengono la pelle. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che una volta che avete acquistato questa patelletta potete acquistare la pelle di ricambio e mantenere gli elastici, che anch'essi sono di ricambio, e quindi cambiare solo le pelli. E questo è un notevole risparmio per quanto riguarda l'uso della patelletta. La pelle è veramente molto buona ed è prodotta da X-Archery. X-Archery, X e poi Archery, io ho provato a digitarlo su Google e viene fuori automaticamente tutti i contatti che reputate necessari per eventualmente contattarlo e per un eventuale acquisto.
quindi non sto lì a dirvi nient'altro. Cosa volevo dire? Io vi consiglio di effettuare un ulteriore trattamento. Come? Beh, comprate in qualsiasi supermercato questo grasso per scarponi. Questo grasso per scarponi è un grasso sintetico, una volta si usava il grasso di foca, e questo grasso non fate, ne mettete un pochettino e lo scaldate con l'accendino o con una fiamma debole in modo da liquefarlo. Una volta che lo avete liquefatto, con un pennellino spennellate bene la pelle dappertutto. Spennellate bene la pelle dappertutto, ancora meglio se togliete le viti e l'elastico e spennellate solo la pelle. È ancora meglio questo sistema. Questo renderà assolutamente impermeabile la pelle. Quindi quando farete gare all'aperto, che ci sarà un temporale o ci sarà comunque della pioggia, la patelletta non cambierà lo spine dinamico della freccia. E questo per l'arco nudo, credetemi, è un grandissimo vantaggio. Comunque, ok, ora farò qualche piccola modifica e mi ha convinto questa patelletta e userò nella stagione indoor la patelletta di X-Archer. Veramente, veramente buona. Ciao a tutti.